Buon pomeriggio, ben trovate e trovati a questo nuovo talk UPAD. Questa sera parliamo di un argomento, la conciliazione tra l'ambito lavorativo e l'ambito della famiglia, che è interessante di per sé, in un momento in cui si parla appunto di sostegno anche alla famiglia in una situazione come questa. Di questi mesi che stiamo vivendo pesante per molti, in una situazione appunto in cui bisogna sostenere anche situazioni scolastiche difficili con la didattica a distanza, in una situazione in cui c'è bisogno di riuscire a mettere insieme il giusto lavoro, ma anche la vita personale, la vita familiare. Quindi un tema in generale interessante. Ma un tema che ci colpisce, che ci tocca, che ci muove anche direttamente come Fondazione UPAD, perché da poche settimane abbiamo noi stessi ricevuto un'importante verifica, alla fine della quale abbiamo ottenuto noi stessi una certificazione come organizzazione che è attenta a questi temi e quindi abbiamo avuto la certificazione da parte dell'Audit Famiglia Lavoro, che quindi oggi andremo a conoscere che cos'è l'Audit Famiglia Lavoro, che qui da noi è promosso, sostenuto dall'Agenzia per la Famiglia della provincia di Bolzano e dove appunto siamo andati a vedere anche non solo noi UPAD come erogatori dei servizi, perché certamente la formazione che facciamo, anche i servizi educativi, i doposcuola, i centri estivi, sono occasioni di sostegno per le famiglie. Ma abbiamo anche guardato la parte di UPAD come organizzazione interna. Noi siamo basati molto sui volontari, chiaramente sono l'essenza dell'organizzazione, però c'è anche una parte di persone che lavorano, siamo otto dipendenti che lavoriamo, ci sono un sacco di collaboratori, decine di collaboratori che tengono i corsi presso di noi, che fanno il servizio del doposcuola, che fanno altre collaborazioni. E quindi in qualche modo questo audit è venuto un po' anche a vedere i servizi e i modi in cui siamo organizzati, in cui è organizzata la nostra realtà per sostenere la conciliazione tra il lavorare e il mettere il nostro impegno e anche la nostra passione nelle attività dell'UPAD, ma anche le vite private in qualche modo, ma anche le vite delle nostre famiglie. E quindi ecco, il talk di oggi è un pochino anche per parlare di noi, ma lo spunto in realtà poi ci vorrà portare a parlare di questa bella esperienza che sta facendo la provincia di Bolzano. E ci aiuterà in questo Elisabetta Bartocci, che saluto, e che è, oltre ad essere una business coach, è lei stessa un'auditrice per l'audit Famiglia Lavoro. Buonasera Elisabetta. Buonasera, grazie per l'invito. Elisabetta, anche oltre ad avere da molti anni il compito di seguire tante organizzazioni e aziende di tutta la provincia, ha seguito anche la nostra, quindi ci è stata vicino. E poi abbiamo un'esperienza molto bella, molto importante della nostra provincia, quella della Doctor Share, una conosciuta credo a livello mondiale ormai come realtà del nostro territorio. E con noi abbiamo Valentina Turner. Buonasera Valentina. Grazie Mauro, buonasera. Che presso Doctor Share è la Corporate Human Resources Marketing Expert e quindi si occupa in qualche modo della comunicazione interna tra i dipendenti e del benessere del personale della Doctor Share. E dopo ci racconterà un po' appunto com'è stata questa esperienza molto importante di un'azienda del nostro territorio. Partirei però e dopo avremo anche una terza parte in cui esploreremo anche più in generale la conciliazione, le politiche di conciliazione nell'ambito anche di quello che è più nel complesso le politiche di parità, le politiche di pari opportunità sul nostro territorio e lì avremo anche un'altra voce ancora. Elisabetta, però partirei da te che cominci a raccontarci esattamente che cos'è l'audit famiglia e lavoro.
Va bene, grazie Mauro. Come hai detto tu, il tema della conciliazione è senz'altro interessante e soprattutto tocca a ciascuno di noi, no? Quindi, come hai detto tu, c'è una dimensione sociale e politica che poi ci verrà così illustrata da chi ne sa, ma poi c'è una dimensione più personale e che riguarda le singole appunto persone, i singoli individui che toccano con mano il problema della conciliazione e della condivisione. E poi c'è un aspetto che è quello di cui stiamo parlando ora, che è la responsabilità anche delle aziende nei confronti dei loro collaboratori di mettere in atto tutta una serie di pratiche, di misure, di prassi per favorire la loro conciliazione e diciamo così il loro benessere. Qui con noi abbiamo Valentina che si occupa un po' di questo, no? Cioè, è stato carino il lapsus human rights, perché in effetti si tratta anche di benessere organizzativo, di pari opportunità, di management anche delle diversità, perché la conciliazione è comunque uno dei possibili fattori con cui basare o su cui basare anche quella che è la cultura aziendale. Infatti l'audit, dopo condividerò lo schermo, però vorrei fare un inciso, non è altro che dare struttura e sistematicità a un qualcosa che magari molte aziende fanno in modo spontaneo, destrutturato, informale, per accrescere il benessere delle persone che vi lavorano, e che invece magari richiede un intervento un po' più incisivo su quello che è la trasformazione o il consolidamento di una cultura aziendale che è volta proprio a tutelare e a favorire le risorse umane, no? Quindi il capitale umano e anche quello che è per molte aziende il know-how, cioè la vera forza dell'azienda. La forza dell'audit quindi è proprio il fatto di essere sistematico, strutturato, e un secondo tassello fondamentale è quello che è un modello partecipativo, cioè nasce con e cresce con la partecipazione dei collaboratori dell'azienda, cioè tutto quello che viene ideato e pianificato per favorire la conciliazione nasce proprio dalla base, no? Da quelle che sono le problematiche e le esigenze delle persone. Quindi adesso andrei, provo a condividere il mio schermo, vediamo se la trovo. Questa dovrebbe essere in PDF, vedete? Quindi, come dicevo, è proprio uno strumento per il management per sviluppare e rendere sistematica una politica di gestione del personale orientata proprio alla conciliazione, quindi attenta alla famiglia, ma anche proprio alla vita privata del collaboratore e alle varie fasi di vita delle persone. Infatti noi ci troviamo in questo momento a far convivere nelle aziende quattro generazioni che hanno dei valori, delle identità, dei bisogni totalmente diversi. Se per i baby boomers la cosa fondamentale era, la leva motivante era lo stipendio, la carriera, lo status, per le nuove generazioni che sono in azienda adesso, ma soprattutto che arriveranno nei prossimissimi anni, sono tutt'altre, sono l'autonomia, la flessibilità, la possibilità di seguire le proprie passioni, di identificarsi anche con la cultura e i valori dell'azienda. Si parla molto di sostenibilità, di ambiente, sempre più giovani saranno attenti a questi aspetti e sceglieranno loro dove andare a lavorare. È un processo di valutazione sistematica, documentata, obiettiva delle misure adottate, nel senso che il vantaggio dell'audit è proprio di andare a monitorare, a definire degli indicatori di risultato delle varie misure, di andare a verificare i risultati di queste misure, la validità delle misure. Sappiamo che molto spesso tante aziende hanno adottano delle iniziative, delle prassi
e che spesso quando vengono adottate vengono accolte con entusiasmo, ma come ogni benefit, come ogni miglioramento, ha una durata minima. Quindi un vantaggio dell'audit è proprio quello di formalizzare e dare valore alle misure adottate. E quindi è una vera e propria certificazione con verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi. L'audit nasce in Germania, è un brevetto che è stato acquistato dalla provincia di Bolzano, attualmente viene gestito dall'Agenzia della Famiglia dell'assessora DEG e operativamente e tecnicamente viene poi organizzato dalla Camera di Commercio e quindi ha una rete di auditori qualificati che affianca le aziende proprio per andare ad ottenere, a dimostrare di avere i requisiti per ottenere il certificato. E gli obiettivi sono senz'altro l'orientamento alla famiglia, che deve diventare una parte integrante della filosofia e della strategia aziendale, e diventa sia ancora la politica del personale all'organizzazione, agli strumenti aziendali. E come dicevo prima, inizia a far parte o diventa sempre più consolidata all'interno della cultura aziendale. Ovviamente per una azienda, cioè perché un'azienda dovrebbe decidere di fare questo audit, di intraprendere questa strada e questo viaggio? Dal mio punto di vista, il benessere, la motivazione, l'engagement delle persone ha un effetto proporzionale alla produttività. Penso che ogni azienda sappia quanto sia difficile attrarre personale qualificato. Una volta attratto, deve essere adeguatamente formato, istruito e quindi passa un lasso di tempo affinché sia produttivo, chiamiamolo così. Immaginate quanto sia costoso anche la sostituzione di queste persone, di questi talenti, di queste competenze, si chiamano appunto risorse. E quasi chiederei a Valentina, visto che Valentina fa parte di un'azienda, la Dr. Share, che è stata una delle prime che ha intrapreso la strada dell'audit, e penso sia stato il 2009, il primo audit, dopodiché vi farò vedere qual è il processo dell'audit, ma dura 9 anni fondamentalmente, e chiederei a Valentina di specificare magari anche, se vuole anche dire un po' com'è strutturata Dr. Share, quali sono i suoi numeri, perché la Dr. Share ha deciso di affacciarsi, era comunque già un'azienda molto conosciuta, molto strutturata, perché ha deciso di fare l'audit? Sì, no, è proprio così come hai raccontato tu adesso, Elisabetta, quindi proprio la stessa situazione in realtà da noi, perché attualmente ho proprio visto oggi i numeri qua, attualmente solo nei nostri stabilimenti Apostale e Alives, quindi solo Alto Adige, abbiamo circa 450 dipendenti e ovviamente quell'epoca 2009 erano 200 qualcosa, quindi non così tanti, però ovviamente abbiamo ben visti che, come l'hai detto già tu, abbiamo i collaboratori molto giovani, quelli un po' più anziani e così via, e ovviamente hanno sempre bisogno di, diciamo, misure o di situazioni diverse nel corso del tempo, ovvio, anche nella vita privata, ma anche nella vita a lavoro, no? Quindi per quello là siamo partiti, abbiamo capito che, appunto, come l'hai detto tu, dobbiamo anche offrire qualcosa ai dipendenti per, ovviamente, per convincerli o per soddisfarli a, ecco, restare con la Dr. Share, perché, come l'hai detto tu, solo il pagamento, diciamo, non è sufficiente. E abbiamo già visto, come hai detto tu, già Mauro, prima, in tempi come questi, in una situazione di crisi che ci siamo adesso, ecco, abbiamo proprio visto che abbiamo fatto bene di iniziare con quelle misure già
diversi anni fa, perché adesso abbiamo visto che abbiamo veramente fatto bene. Bene, poi ci alterneremo tra me e Valentina per rendere la presentazione un po' più interattiva e Valentina ci farà entrare ancora meglio nella sua realtà. Un'altra cosa che poi volevo chiederti, Valentina, ma magari puoi rispondere dopo, spesso quando si parla di conciliazione famiglia e lavoro vengono in mente misure per le donne, no? Il personale femminile. Infatti, nei primi anni spesso erano le aziende con un'alta percentuale di personale femminile che si interessavano all'audit. E noi ci sforziamo di dire che non è così, che le misure di conciliazione riguardano tutti, ovviamente, no? Donne, uomini, poi vedremo che si basa su diversi campi d'azione. Però è anche vero che finché il lavoro di cura, come attualmente è, pesa per la maggior parte sulle spalle delle donne, sicuramente l'audit è uno strumento anche molto positivo, sia per le pari opportunità, per favorire le pari opportunità, ma anche proprio per quello che sta sostituendo un po' adesso il tema delle pari opportunità, il diversity management, quindi come le aziende gestiscono in modo creativo e anche produttivo le differenze, no? Che non solo, solo quelle di genere, ma ce ne sono molte altre, quindi l'età, le razze e quant'altro. Quindi l'audit, secondo me, va inteso anche come strumento per favorire le pari opportunità, per far entrare quante più donne possibili nel mondo del lavoro, perché in Alto Adige abbiamo una percentuale abbastanza alta di donne che lavorano, in Italia siamo sul 50% e c'è sicuramente bisogno che sempre più donne lavorino e che ci sia un orientamento sicuramente alla parità e soprattutto al merito. E con l'audit si può entrare anche in questi temi qui, quindi tutta la parte legata anche alle carriere e alla parità, diciamo così. Gli A questo strumenti. punto, Elisabetta, solo non Sì? voglio interromperti, No, ma a questo certo, volevo. punto, come l'hai detto tu adesso, possiamo magari anche dire che la nostra azienda proprio fa la produzione di alimenti, quindi parliamo di industria e da noi lavorano solo 42%, 42% delle dipendenti sono donne, quindi anche una grande parte dei collaboratori, dei uomini, usufruisce anche di questi benefits. C'è anche il congedo parentale, per esempio, viene usato dai colleghi, non è che solo le donne hanno i vantaggi dell'audit famiglia e lavoro, no? La parola, Elisabetta. Ok. Gli strumenti dell'audit prevedono innanzitutto una rilevazione dello status quo, cioè si va a vedere che cosa l'azienda sta già facendo. Spesso le aziende che richiedono il certificato hanno già in atto tante misure, tante iniziative volte alla conciliazione o comunque al benessere organizzativo e quindi si va proprio a fare una sorta di catalogo delle buone pratiche, delle buone prassi di quello che già c'è. E questo è già un momento fondamentale di consapevolezza sia per la direzione aziendale che per il management, ma anche per gli stessi collaboratori, perché si rendono conto di alcuni vantaggi che forse davano per scontati e quindi c'è una sorta di iniziale presa di coscienza, di consapevolezza. Dopodiché si va a identificare il potenziale di sviluppo partendo proprio dalle necessità, dai problemi che hanno le persone, a il trovare delle possibili soluzioni. E questo si fa proprio con un intervento dal basso, cioè si coinvolgono le persone. Un gruppo di collaboratori significativo, quindi un campione significativo che
con creatività, a una sorta di focus group, identifica il potenziale di sviluppo. E poi si elaborano le azioni, un piano di azione congruo, adeguato ai bisogni, ed è vincolante per i successivi 3 anni. Quindi è un piano di azione triennale, perché dopo 3 anni vedremo c'è un re-audit. Questi sono i campi d'azione dell'audit famiglia e lavoro. L'audit famiglia e lavoro va ad analizzare sia lo status quo che il potenziale di sviluppo su questi 8 campi d'azione. Preciso che quando si va a vedere su cosa si basa il benessere organizzativo, la cultura aziendale, alla fine le aree sono proprio queste, sono gli orari di lavoro, l'organizzazione, il luogo di lavoro, l'informazione, la competenza proprio del management, lo sviluppo delle persone, tutta la parte del welfare e i servizi per la famiglia. Adesso mi piacerebbe prendere campo per campo e magari fare io qualche esempio di cose che si possono fare e chiedere a Valentina che cosa fa Dr. Sherro, perché per esempio l'orario di lavoro è un tema molto importante, l'abbiamo visto spesso quando si tocca il tema della conciliazione, si tocca il tema del tempo, del fatto che le persone trascorrono la maggior parte del tempo al lavoro e la situazione ideale sarebbe ottimizzare le prestazioni e la concentrazione sia quando si è sul lavoro senza avere, diciamo così, la testa distratta dalle problematiche familiari e poter invece essere presenti totalmente a casa, quando si è a casa, e quindi poter essere così in equilibrio. Quindi l'orario di lavoro riguarda tutta la flessibilità, i vari part-time, verticali, orizzontali, orari di lavoro personalizzati, banca delle ore, autonomia. Valentina, cosa avete fatto voi in questi anni sull'orario, sul tema orario? Uh-huh. Sì, là magari devo magari prima distinguere un po' la parte della produzione che abbiamo anche nel nostro ambito e la parte dell'amministrazione, perché ovvio nella produzione lavoriamo in turni, là non abbiamo quella flessibilità che possiamo dare ai dipendenti dell'amministrazione invece che lavorano in ufficio. Quello devo dire già dall'inizio, ovvio che cerchiamo sempre di offrire tutti i benefici, tutte le misure a tutti quanti, però proprio quel punto, l'orario di lavoro, è sempre un po' un tema anche di che lavoro uno fa, no? Perché ovvio che non lo possiamo garantire a ognuno. Però la maggior parte, diciamo 99% dei collaboratori in ufficio o nell'amministrazione hanno l'orario flessibile, quindi quello vuol dire che non devono iniziare alle 8 di mattina per dire qualcosa e stare là fino alle 6, però possono decidere loro quando iniziano a lavorare. Quello è anche molto importante per queste persone che hanno magari anche famiglia, bambini da portare a scuola o in asilo nido, e quindi quella flessibilità è anche un grande vantaggio, direi. Sì. Sì, poi mi ricordo per esempio che uno dei temi anche in Dr. Sherro dell'orario di lavoro era proprio in produzione. Ovviamente voi avete 3 turni di lavoro, quindi anche il turno notturno, 7 giorni su 7. E però anche lì eravamo riusciti perché ovviamente nel gruppo di lavoro c'erano rappresentanti anche della produzione, loro avevano chiesto di poter avere il giorno e mezzo, i 2 giorni di pausa consecutivi, oppure di, soprattutto per le donne con bambini, di non fare il turno di notte. Quindi anche per quell'ambito, pur non potendo garantire la flessibilità totale, avevamo cercato di venire incontro alle loro esigenze, ovviamente per quanto possibile, no? Perché è comunque sicuramente un tema caldo, però che
deve essere, tutte le misure dell'audit devono essere compatibili ovviamente con il ruolo e la mansione delle persone. Certo, il tema dell'organizzazione del lavoro è anche molto importante, tantissime misure dell'audit ricadono in questo, perché anche qui si tratta di flessibilità, di gestire le necessità anche della conciliazione a livello di team, di coppie di lavoro, di gruppi di lavoro, ricadono un po' la gestione delle emergenze quando magari una persona ha un bambino malato o da andare a prendere a scuola perché non sta bene, quindi la flessibilità e l'autonomia di queste decisioni. E di rivedere un po' anche i processi o i gruppi di lavoro in funzione dei vari impegni. E su questo, Valentina, ti viene in mente qualche esempio concreto? Beh, devo dire che i nostri dipendenti si organizzano veramente molto in modo autonomo, cioè noi abbiamo dei nostri tre valori che abbiamo in azienda, uno è la responsabilità, che vuol dire anche che ognuno è proprio responsabile per il proprio lavoro che fa. E quindi per quello è anche un punto però molto importante per tanti, anche per i collaboratori più giovani direi, perché per quelli è piuttosto importante non solo l'orario o il luogo, che vedo come il terzo punto, ma anche proprio l'organizzazione stessa, come vogliono svolgere il loro lavoro. Quindi direi che non abbiamo proprio quell'esempio, quell'unico esempio in mente adesso, ma proprio ognuno di noi cerca di proprio essere responsabile per lo stesso lavoro. Sì, nell'organizzazione del lavoro, per esempio, si rivedono anche un po' le pause, la decisione delle ferie, per esempio, di dare priorità a chi ha bambini o piccoli, per esempio, legati agli orari scolastici. E la possibilità di avere autonomia a livello di team e queste sono misure veramente, non esistono misure standard, nel senso che vengono ideate proprio sulla base delle esigenze delle persone, no? Quindi anche come magari se esiste la banca delle ore, la possibilità di organizzare i recuperi, se su base annuale, oppure se le persone per esempio possono chiedere anche dei congedi straordinari per motivi vari, sia per motivi familiari che congedi per seguire anche magari un'attività familiare del MASO o della raccolta o dell'albergo. Quindi ci sono veramente tante possibilità. Per poi arrivare al luogo di lavoro. Per luogo di lavoro si intende proprio sia il luogo fisico, dove molte aziende creano delle situazioni per favorire il benessere, come possono essere delle mense, dei ristoranti interni, delle sale relax, delle piccole palestre, e poi Dr. Cher ci dirà, perché ogni volta che vado lì mi piace, c'è la loro mensa che sembra, c'è anche la stube, e poi hanno i giochi da tavolo, per esempio, giochi di società, hanno il calcetto, e diventa la pausa pranzo che comunque uno trascorre sul luogo di lavoro per evitare tempi di trasferimento, diventa anche un momento di piacevolezza. Ma soprattutto qui si parla anche di smart working, di lavoro agile, nel senso che prima dell'emergenza Covid molte aziende già davano la possibilità ai loro collaboratori di usufruire di 1, 2, 3 giorni a settimana, ovviamente parliamo dei lavori che lo consentono, non la produzione, perché non si può svolgere se non lì, di poter lavorare da casa, ma non solo, in modo flessibile, quindi magari garantendo una reperibilità in certe fasce, ma poi di potersi gestire il lavoro in autonomia e
come diceva prima Valentina, con la responsabilità, cioè di avere magari degli obiettivi, di essere misurati più sugli obiettivi che non sul tempo di lavoro, e questa era sicuramente una possibilità ambita per la conciliazione, anche perché magari ti evita il tempo di trasferimento per chi abita magari non vicino al luogo di lavoro, mentre adesso si sta, quello che è in emergenza sembra più un lavorare da casa in modo meno strutturato, ma molte aziende che hanno il certificato audit fanno il vero lavoro agile. Su questo, quello l'avevamo anche offerto già 10 anni fa, quindi già 10 anni fa c'era la possibilità proprio di prendere un laptop, andare a casa e lavorare da là. O anche ovviamente, come hai detto tu, da un'altra parte. Per esempio, la mia collega nel mio team ha il bambino nell'asilo nido della Dottor Scher, che abbiamo anche un asilo nido proprio presso l'ufficio, e nel frattempo magari qualche volta va anche a casa della sua mamma per lavorare finché prende di nuovo il bambino dall'asilo nido. Quindi potrebbe essere anche un'idea di visitare nel frattempo la mamma, no? Per quello, visitare ovviamente sta sempre lavorando, però così hanno la possibilità anche di fare magari una pausa a caffè o anche di chiacchierare tra una chiamata e l'altra o così via, no? Quindi si può ben anche, là siamo di nuovo anche al punto 2, organizzazione del lavoro, è anche un modo di gestire il proprio giorno di lavoro. Sì, perché appunto un inciso, la conciliazione non significa solo, gli impegni familiari non significano solo prendersi cura dei bambini, sempre di più si dovrà tenere in considerazione anche il tema della cura di eventuali anziani o persone che magari sì, sono anche autosufficienti, ma come in questo caso magari una persona dice sto a casa da mia mamma, così ha compagnia due giorni a settimana, mi prendo in un qualche modo cura anche di un genitore anziano o concilio, anziché a doverci andare magari il sabato mattina o la sera. Un altro tema è quello dell'informazione e della comunicazione, che è anche un tema, un pilastro fondamentale della cultura aziendale, cioè come io informo le persone all'interno, come io comunico con le persone, come comunico con le persone che magari sono in congedo parentale, sono in maternità o in paternità, ma è importante che mantengano il filo diretto con il loro luogo di lavoro, che siano informati sulle novità, su nuove procedure, siano invitati prima del Covid a eventuali eventi conviviali organizzati dall'azienda. Qual è l'immagine che io do all'interno e all'esterno dell'azienda, di quella che è la mia cultura, di quello che è il mio orientamento e la mia filosofia? E qui c'è tantissimo, ci sono i sistemi di informazione condivisa, ci sono le newsletter, l'intranet, ci sono aziende che creano degli eventi per reparto per favorire proprio la comunicazione e la collaborazione all'interno del reparto. C'è tutto il tema di come accompagno, informo le persone che vanno in congedo, come le accompagno al rientro, come le gestisco quando sono lontane dall'azienda. In Dottor Scher, visto che ti occupi proprio di questo, Valentina. Infatti, volevo appena dire, questo è proprio il mio tema, perché ecco, mi occupo anche della comunicazione interna e ecco, è proprio così come l'hai detto tu adesso, facciamo anche tutte quelle cose della comunicazione anche con l'internet, ovviamente anche tramite mail e così via, però facciamo anche il meglio di comunicare, diciamo, face to face, perciò anche ovviamente in situazioni come questi, però anche prima, siccome la Dottor Scher non ha solo 2 stabilimenti in Alto Adige, ma anche in tutto il mondo, abbiamo sempre cercato di fare dei eventi online, dove per esempio c'è il nostro CEO
che è disponibile per, non so, un'oretta, per esempio, a rispondere a delle domande che, non so, che ci sono, ogni domanda. Cioè, quando, per esempio, quando il nostro nuovo CEO è arrivato dalla Germania, una domanda era proprio se è un tifoso di calcio. Quindi, voglio solo dire, sono così aperti che il nostro board, anche il nostro direttore, sono anche vicini ai nostri collaboratori. Perciò è molto semplice anche fare una comunicazione onesta, anche perché mi pare che a volte si sente che le agenzie hanno magari misure molto interessanti, anche molte sì, nuove, innovative e così via, ma se i dipendenti non sanno che esistono, ovviamente non vale la pena di crearle. Perciò è molto, molto importante per noi sempre avere una comunicazione trasparente. Esatto, ed è un buon passaggio a quello che è il campo 5, che è la competenza dirigenziale del management. È uno dei campi su cui il Consiglio dell'Audit, poi vi spiegherò che è l'organismo che decide se dare o meno il certificato, punta molto, perché la cultura anche della conciliazione o del benessere viene proprio anche non solo dal board o dalla direzione più alta, ma proprio dal management medio intermedio, che deve fungere un po' da modello, cioè far vedere che anche i manager devono conciliare e anche trattare le richieste e gli impegni di conciliazione dei propri collaboratori. Quindi si punta molto anche sulla formazione del management, sulla sensibilizzazione su questi temi proprio della conciliazione, del diversity management. Si guarda anche a dare del supporto di coaching o mentoring agli stessi manager per la loro stessa conciliazione. Sul management, cosa ci dici, Valentina? Tu dici sempre già tutto, cioè io devo solo Adesso assistere. parto da te, dal prossimo campo. No, no, però no, posso bene aggiungere che anche, proprio da noi è la stessa cosa, noi abbiamo anche per il punto numero 6, sviluppo del personale, abbiamo proprio dei colleghi nell'HR, cioè nell'ufficio personale, che si chiama Dr. Share Academy. E loro si occupano infatti di tutta la formazione del personale, anche per esempio dirigenziale, cioè vuol dire che se un collaboratore diventa un superiore, per esempio, riceve automaticamente una formazione per proprio sapere come comportarsi, no? Come anche dei temi, come hai detto tu, diversity e così via, ma anche che cosa posso fare, che cosa devo fare come superiore con il mio team, per esempio, no? Quindi quello è molto importante per noi, lo facciamo sul livello locale, cioè nel tuo Adige, ma anche globale, perciò guardiamo sempre qualche misura, anche devo dire grazie all'audit Famiglia e Lavoro che ci ha aiutato a realizzare molte misure che possiamo adesso anche sì, sempre migliorare, ma anche offrire in altri stabilimenti, in altre parti del mondo. Quindi siamo partiti da qua, da Postal, ma abbiamo capito che ovviamente queste misure possono anche essere utili in Germania, in Spagna, in Stati Uniti e così via. Quindi adesso abbiamo ben quella Dr. Share Academy che si occupa della formazione su livello globale anche. Sì, e sei passato appunto allo sviluppo del personale perché l'audit individua anche misure su quello che è lo sviluppo, proprio la crescita delle persone, la possibilità di fare carriera, di cambiare ruolo, di poter anche sviluppare certi interessi, certe competenze. Per esempio, in Doctor Share, a parte l'Academy, c'era anche la possibilità, mi sembra, di poter fare degli stage negli altri stabilimenti, o mi ricordo male?
Sì, infatti, no, quello ovviamente a causa del Covid attualmente è un po' difficile, però per esempio mi viene in mente proprio una collega dell'Inghilterra che è arrivata da noi a Postal per un anno, ha pianificato di stare solo un anno per fare quel intercompany exchange, così lo chiamiamo, per imparare ovviamente anche una nuova lingua, ma anche siccome svolgiamo il lavoro qua nel headquarters, che è ovviamente a Postal, e adesso ha deciso di proprio restare in Italia. Quindi a volte va anche così che un collaboratore resta poi in un altro stabilimento. Per esempio, negli Stati Uniti ci sono anche dei colleghi altoatesini che volevano solo magari scoprire come lo fanno, come va avanti la vita negli Stati Uniti, e adesso sono proprio là con una famiglia, bambini e tutti quanti. Quindi funziona a volte anche così, perché siamo molto internazionali, e quindi ecco, quello è anche un parte del sviluppo del personale, ovviamente, perché non vogliamo solo sviluppare certe competenze, ma proprio le competenze che sono interessanti per un dipendente stesso, che è sì, nella sua natura, vogliamo dire. Sì, per esempio, ovviamente Dr. Shell partiva da un livello organizzativo elevato, ma altre aziende sono meno strutturate. Una delle misure è anche proprio introdurre i colloqui di sviluppo delle persone, i colloqui annuali, dove le persone possono anche specificare quali sono i propri obiettivi di crescita, le proprie ambizioni, e da lì poi sviluppare anche un piano di formazione, cosa che Dr. Scher fa già da tempo. Però uno degli input che spesso do è di inserire anche così l'individuazione di quelli che possono essere i bisogni anche di conciliazione o comunque i bisogni di crescita individuale. E sicuramente un'azienda che è un terreno fertile dà qualcosa in più per far rimanere le persone al suo interno, sicuramente. E poi c'è il tema del welfare, delle retribuzioni, prestazioni economiche aggiuntive, benefit. E qui devo dire, difficilmente il gruppo di lavoro chiede l'aumento di stipendio per tutti, cioè non sono queste le misure significative, però è dove si sviluppa anche più la creatività e la fantasia, perché possono emergere possono venire fuori dei voucher per le attività estive dei bambini, dei voucher per la palestra, l'attivazione di una palestra interna o corsi di yoga o forse anche in Dr. Share c'erano i corsi di cucina. Sì, anche quello ovvio, perché lavoriamo ovviamente con l'alimentazione, ma anche i corsi di yoga, come hai detto già tu, quello abbiamo di solito sempre fatto presso l'ufficio di Postal, però adesso l'abbiamo svolto sempre online, cioè anche quello funziona, cioè in situazioni come quelli non vogliamo solo fare niente, perché diciamo, beh, c'è il Covid, allora non ci sono più le misure, però proprio come ieri, per esempio, che c'era la giornata dello sport, abbiamo fatto due training, una volta la mattina per ecco, un po' di stretching così, e una volta alla sera, che era functional training, un po' più impegnativo, l'abbiamo fatto online. E dopo, per ognuno che non poteva partecipare, abbiamo fatto la registrazione, l'abbiamo messo nel nostro intranet, appunto, e quindi ognuno ha sempre la possibilità di partecipare, anche magari un altro giorno se vuole. Quindi, ecco, come l'hai detto tu, bisogna essere un po', come dire, con le idee nuove, anche se la situazione cambia, bisogna solo capire, ok, che cosa posso adesso offrire. Altre retribuzioni o prestazioni sono magari il sostegno finanziario per il pranzo, quello è sempre una cosa molto apprezzata dai nostri dipendenti, anche perché abbiamo la mensa. Però
Però solo apposta, devo dire, non c'è all'Aives, solo apposta le all'Aives ricevono solo il sostegno finanziario, no? Però quello è sempre un grande vantaggio. Però poi ci sono anche piccole cose, per esempio il regalo di Natale che possiamo fare, altri piccoli regali che si può fare ai giubilei, per esempio, o anche a volte abbiamo solo dei premi, se vuoi fare magari un lo gioco con i dipendenti, così hai un piccolo premio che si può vincere. O per esempio il pacchetto del Microsoft Office 365 che si può avere anche gratuitamente. Cioè, sono diverse cose che ovviamente non tutti sono interessati in tutti i contributi, però si può sempre scegliere, no? E così abbiamo bene un po' la possibilità, anche ovviamente perché siamo direi una delle aziende più grandi qua in Alto Adige. Questo è, allora è più facile di organizzare qualche misura, quello è sicuramente. Sì, per esempio in questo campo ricadono molte aziende, contribuiscono a pagare la Tagesmutter per i bambini piccoli. Nel caso di Dr. Sher, loro hanno da quando sono nella sede nuova un bellissimo asilo interno e quindi questa misura ricade nei servizi per la famiglia, dove anche qui ci sono diverse iniziative che possono essere attivate. Spesso qui ricadono tante cose che in questo anno non si sono potute fare, come eventi conviviali, giornata delle porte aperte, gite con le famiglie grigliate, ma anche magari la possibilità di accedere a delle competenze aziendali, che so, il servizio legale, consulenza legale, magari attingendo alle risorse dell'azienda, o il servizio consulenza nutrizionistica o sulla diete, sull'alimentazione, per esempio, sportelli e consulenze varie. Quindi anche qui si gioca di fantasia. In Dr. Share adesso non ricordo bene, ma c'erano diverse cose. Sì, abbiamo diverse cose, tra cui ecco l'asilo Ninio, quello è sicuramente quello più grande, se diciamo così, no? Ma poi abbiamo anche, per esempio, un buono alla nascita di un bambino che si riceve. Abbiamo anche un bonus per il matrimonio, che l'ultimo anno non c'erano così tanti matrimoni, ovviamente, però sicuramente avremo ancora un po' di più, spero almeno. Però, se no, abbiamo anche un giorno di ferie se un bambino si ammala e uno deve andare via e queste cose qua. Là è sempre un po' diciamo, un cerchio, no? Quello è di nuovo un po' organizzazione del lavoro e uno può anche semplicemente lasciare l'azienda se ha bisogno o se c'è qualche emergenza in famiglia, quello senz'altro. Bene, e sicuramente prendere in considerazione tutti questi aspetti porta a fare dei piani di sviluppo, dei piani di miglioramento anche interessanti, perché poi si mettono insieme gli obiettivi, le misure, si definiscono bene anche quelle che sono le responsabilità e i tempi. Di solito, questo sorvolo perché erano gli esempi, i tempi entro cui realizzare queste azioni. Qui rapidamente faccio vedere un po' anche il percorso che ha seguito Dr. Sher, che ha concluso nel 2019. C'è un primo audit con appunto quello che dicevo, analisi dello status quo, dei bisogni e definizione delle misure. Dopo 3 anni si fa un re-audit. Ovviamente ogni anno si va a monitorare cosa è stato fatto e che cosa invece magari era necessario cambiare. Quindi si fa un report alla provincia sullo stato di avanzamento del piano di obiettivi. Dopo 3 anni c'è il re-audit di ottimizzazione, in cui si va a valutare che cosa è stato fatto, quali sono stati i risultati ottenuti e si stabilizzano i contenuti e la struttura e si individuano delle ulteriori misure di miglioramento.
Dopo altri 3 anni c'è il re-audit di consolidamento e lì con interviste mirate si va a verificare qual è proprio il radicamento della conciliazione di questa politica del personale così orientata alle diverse fasi di vita. E si va a vedere quanto è integrata nella cultura, nella filosofia e nell'organizzazione aziendale. E infine nel 2019, per esempio, Dr. Scher ha sostenuto il re-audit dialogo, quindi non si è più andato a individuare singole misure, ma si sono individuate delle tematiche da sviluppare nei prossimi anni, perché comunque il tema, la tematica conciliazione è ormai diventata parte integrante della cultura e della politica del personale. Quindi Dr. Scher è stata, penso, la terza azienda che ha ricevuto il certificato permanente, quindi adesso è un'azienda certificata a vita, diciamo così. Sempre. Per sempre. Non hanno più me che rompe le scatole ogni anno. E quindi questo è un po' il modus operandi: si rileva lo status quo, si fa un workshop strategico con la direzione per definire quelli che sono gli obiettivi, si identifica il gruppo di collaboratori e poi si fa l'audit workshop con loro e si fa il piano di attuazione per poi ottenere questo certificato che poi prevede un report annuale e il re-audit ogni 3 anni. Quindi questa è un po' la chiusura del cerchio. E, Dr. Scher è sicuramente un esempio brillante, nel senso che mi piacerebbe che Valentina dicesse un po' com'è organizzata anche la gestione del personale in Dr. Scher, che ovviamente non è la media delle aziende, ma è sicuramente un'eccellenza, no? Quindi se vuoi dirci un po', perché sennò si immagina il responsabile del personale da voi è un qualcosa di più. Certo, infatti no, il nostro responsabile del personale in realtà è il responsabile mondiale di tutto il gruppo, e quindi ovviamente a Postal abbiamo più di una persona che ecco, che può realizzare quelle misure. Abbiamo da una parte la Dr. Scher Academy, della quale abbiamo già parlato, che si occupa della formazione, no, del sviluppo del personale e così via. E poi abbiamo una persona per il recruiting, è ancora qualcosa di diverso. Ovviamente abbiamo anche l'amministrazione, no, quelli che ti pagano il tuo contributo, diciamo. Quello, diciamo, i ruoli standard che ognuno in impresa ce l'ha. E poi, per esempio, il mio ruolo è anche un po' particolare, perché io mi occupo proprio dell'employer branding e anche della comunicazione interna, come ha già detto Mao all'inizio, e mi posso occupare proprio del benessere dei dipendenti. Tra quello è anche l'audit che abbiamo fatto insieme a Elisabetta 2 anni fa, sì, e adesso siamo proprio a un buon punto dove possiamo anche dire ok, facciamo quelle, non tutte le misure, perché ovviamente anche noi abbiamo degli stabilimenti più grandi e altri più piccoli, non possiamo ovviamente offrire in tutto il mondo un asilo nido o una mensa, no? Quelle sono le misure un po' più grandi. Però, per esempio, in Germania abbiamo un altro stabilimento piuttosto grande, anche là abbiamo già iniziato con misure del genere, abbiamo aperto anche là una mensa, anche là abbiamo pensato su un asilo nido e così via. Ovvio, altre misure, per esempio l'orario flessibile, quello potremmo ben offrire ovunque, o ovviamente anche telelavoro o così via, no? Perché anche noi abbiamo negli altri stabilimenti sempre un responsabile dell'HR, e così possiamo adesso veramente sì, guardare come va, anche abbiamo qua l'esperienza Postal, per poi ecco, offrire qualche misura anche all'estero. E quindi quello è proprio un grande vantaggio per noi, che abbiamo a Postal, diciamo, il grande team. Per esempio il mio ruolo esiste solo una volta e ecco, sono a Postal, però abbiamo poi il team un po' più grande, diciamo, all'estero, e con loro possiamo ben
realizzare qualche misurina, anche se non esiste l'audit, ovviamente, però possiamo sempre migliorarci anche grazie dell'audit che abbiamo prima fatto qua in Alto Adige. Bene, infatti uno dei temi del dialogo era anche questo, no? Sì. Esportare le misure dell'audit, cioè non tutte, però anche nel resto degli stabilimenti. Ecco, allora vi ringrazio molto. Devo dire che è stato sicuramente interessante vedere il percorso così anche teorico che c'è dietro, comunque l'iter amministrativo del tutti i passaggi, diciamo, per seguire l'audit famiglia lavoro, ma poi vedere anche una concretizzazione, un esempio pratico, peraltro molto di prestigio, del nostro territorio. Mi viene da dire che è una misura che sicuramente contribuisce a far star bene le singole persone. Ciascuno di noi come Fondazione UPAD abbiamo appena iniziato, siamo al primo passettino, però anche noi, nel nostro piccolo, ci auguriamo quello. Quindi c'è un obiettivo individuale, diciamo, di far star bene le singole persone, ma c'è anche un obiettivo importante che ci ha citato Valentina Turner, che è in qualche modo far star bene le aziende, cioè diventa anche uno strumento di competitività in qualche modo dell'impresa e poi più in generale ancora far star bene il nostro territorio. È una misura che aiuta a far star bene l'Alto Adige in quanto tale perché chiaramente è fondamentale poter conciliare il lavoro e le proprie condizioni di vita varie perché questo significa una società che sta meglio bene, sta meglio insieme, si tiene più unita e per esempio davanti a una vicenda come questa del Covid riesce a essere più resistente. Quindi io ringrazio Valentina Turner che ci ha portato appunto l'esperienza della Doctor Share di Postal e con Elisabetta andremo anche invece a sentire la seconda parte di questo appuntamento dove vedremo anche il valore delle politiche di conciliazione rispetto più in generale alle politiche di equità del nostro territorio. Dopo aver visto cos'è l'audit famiglia lavoro e anche appunto l'esempio della Doctor Share e il significato che ha per la vita di ciascuno, per il sostegno alle politiche genitoriali, per il sostegno alla vita anche individuale delle persone, proviamo a vedere un po' nello specifico quale può essere anche il contributo, il rapporto tra politiche appunto di conciliazione lavoro, famiglia lavoro, di cui l'audit è uno strumento, e le politiche di parità, quindi il sostegno alla parità fra i generi. Abbiamo invitato per questo la consigliera di parità della provincia autonoma di Bolzano, istituzione che sta presso il consiglio della provincia. E le diamo il benvenuto. Buongiorno, dottoressa Michela Morandini. Un cordiale ringraziamento innanzitutto, buongiorno. Ecco, forse proprio come prima cosa le vorremmo chiedere se ci delinea un po' il ruolo della consigliera di parità, qual è il suo campo d'azione, quali sono gli interventi un po' che svolge prioritariamente. Sì, innanzitutto la consigliera o il consigliere di parità si trova su tutto il territorio italiano, per cui ogni provincia o regione ha una consigliera o un consigliere di parità. E poi c'è la consigliera nazionale di parità, ben dal 1992, per cui è una figura istituzionale che esiste da tantissimi decenni in Italia. Diciamo che in Alto Adige si è fatta una scelta un po' diversa. Io faccio come consigliera di parità, come ufficio della consigliera di parità, facciamo parte dei quattro garanti: difesa civica, la garante per l'infanzia,
il garante per la comunicazione e la consigliera di parità. Io questo lo dico perché è importante, perché tuteliamo i diritti delle cittadine e dei cittadini altoatesine nei vari campi di competenza, e il campo di competenza della consigliera di parità sono le discriminazioni di genere sul posto di lavoro e in generale anche tutte le forme di discriminazioni che subisce la lavoratrice o il lavoratore sul posto di lavoro. E poi presso il mio ufficio è collocato anche l'osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità, per cui sempre quando qualcuno non sente tutelato il proprio diritto alla non discriminazione in questi due ambiti, cioè sul posto di lavoro o anche se ha un handicap, si può rivolgere alla consigliera di parità. Ecco, e nel campo delle pari opportunità, qual è la situazione un po' in provincia di Bolzano? I dati ci danno alcuni elementi anche positivi, il tasso di occupazione femminile, almeno rispetto al resto d'Italia, anche il dato del tasso di natalità forse mostra che c'è un po' di sostegno, però qual è dal suo osservatorio la situazione? Sì, la cosa importante da dire è che c'è ancora tantissimo da fare. Io mi occupo di pari opportunità nel mondo lavorativo, questo per tutta l'Italia. L'Italia è sempre, diciamo, il fanalino di coda se parliamo di parità di genere, anche di retribuzione e sul posto di lavoro. Pensate che in Italia il Gender Gap Index ci dice che durerà ancora 94 anni che per la parità di genere, e diciamo la parità sul lavoro è sempre quella messo peggio, per cui c'è ancora tantissimo da fare. Se lei mi chiede dell'Alto Adige, sicuramente se si fa una valutazione superficiale, mi permetta se lo dico così, siamo messi meglio di tantissime altre regioni o province. Noi abbiamo un tasso di partecipazione femminile sul mercato di lavoro. Io adesso parlo del prima del Covid, perché questo è molto importante, questa precisazione. Prima il tasso era del 67%, superiore alla media europea. Però attenzione, io questo lo dico e lo evidenzio sempre, non bisogna vedere solo, diciamo, le cifre quantitative, ma bisogna vedere le cose qualitative. E se andiamo a vedere anche in Alto Adige, siamo ancora ben lontani da una parità di genere sul posto di lavoro, perché il tasso di partecipazione, come detto, è alto, ma sono ancora pochissime le donne dirigenti. Se andiamo, io come consigliera di parità faccio ogni anno con l'AFI ogni due anni, un rapporto sulla situazione delle donne e dei uomini nelle aziende con più di 100 collaboratori e collaboratrici, e questo rapporto ci fa un quadro molto, molto chiaro. Poche donne, sono solo il 7% le donne dirigenti, le donne lavorano in part-time, questo è molto importante perché si sa che poi il part-time porta ad avere delle conseguenze molto negative, non solo in un primo momento di retribuzione, che è chiara, ma anche per quello che riguarda poi la pensione, appunto, con un alto rischio di trovarsi in anzianità senza avere il minimo indispensabile da vivere. Questo è molto importante. Le donne sono quelle che si prendono soprattutto i congedi parentali e anche i congedi riguardanti la cura dei familiari, perché questa è una cosa anche importantissima, anche se si parla di audit famiglia-lavoro. E sono le donne che hanno proprio questi buchi lavorativi ancora. Questa è una cosa molto importante. E per cui sono le donne che pagano un altissimo prezzo. Altro dato importante che non mi stufo mai di dire è che noi abbiamo, come tutta l'Italia, anche noi in Alto Adige, il problema delle neomamme che si licenziano nel primo anno dopo la nascita del figlio. Anche qui mi permetto di darvi dei dati che sono all'incirca 800, adesso nel 2019 erano 822 donne, e 837 donne e 224 uomini che si sono licenziati. E anche qui qualcuno potrebbe dire, 224 uomini che si sono licenziati. Qui dobbiamo vedere perché si sono licenziati, mentre più dell'80% delle donne
ci dice e ha confermato quando poi si sono licenziate queste donne, hanno detto noi dobbiamo licenziarci, perché non abbiamo la possibilità di conciliare la famiglia lavoro, perché il posto di lavoro è troppo lontano, perché non mi è stato dato il part-time, perché non ho forme flessibili, e allora non vedono, o perché non ho un ramo sociale, un aiuto sociale che mi può aiutare, oppure perché anche devo curare i miei genitori. Mentre, questo è il dato importante, più del 90% dei uomini che si sono licenziati, di questi 224, ha già trovato altro lavoro. Per cui è molto semplice, questo fa la somma del problema che abbiamo anche in Alto Adige, sono ancora le donne soprattutto a occuparsi della conciliazione di famiglia e lavoro, a trovarsi proprio, scusatemi se lo dico, questo peso, anche se so che è un piacere, però effettivamente hanno loro poi spesso gli svantaggi, mentre gli uomini prendono questa opportunità per licenziarsi senza un motivo, diciamo, per un motivo molto valido. E per cui anche per l'Alto Adige vale che la situazione lavorativa delle donne è migliore. Per esempio, noi abbiamo un tasso di occupazione femminile al sud, arriviamo a delle regioni che hanno il 19% di tasso di occupazione femminile, che è allucinante, però anche in Alto Adige mancano le donne nei vertici, abbiamo il part-time, sono le donne, cosa che prima mi sono dimenticata, soprattutto avere dei contratti precari, questo è molto importante, e noi abbiamo il problema delle neomamme che si licenziano, per cui direi c'è ancora da fare. Beh, siamo entrati appunto a parlare del mondo del lavoro, anche già citato l'audit famiglia e lavoro. Elisabetta Bartocci è la persona che ci ha accompagnato anche nel dialogo precedente a conoscerlo, e quindi non so se lei vuole allogare un momento. Sì, ti ringrazio Michela, mi sono segnata alcuni dati, alcuni li conoscevo, altri sono molto interessanti, e proprio facendo l'auditrice mi rendo conto che, dico sempre che l'audit famiglia e lavoro non deve essere considerato una cosa solo per le lavoratrici donne, anche se sappiamo che per una serie di stereotipi culturali, sociali, e io lo uso volutamente, il peso della cura è sulle spalle delle donne, alla fine io ritengo che gli eventuali benefici dell'audit vadano proprio in favore delle donne, fino a quando non cambierà la situazione, spero prima di 94 anni. Però ti chiedo, anche per darmi qualche indicazione a me come auditrice, che posso anche stimolare le aziende in questo senso, se hai notato che l'audit o comunque le misure connesse all'audit possono contribuire a migliorare la situazione, e quali sono secondo te gli asset, le misure che dovrebbero essere incentivate il più possibile, perché anch'io all'inizio, soprattutto proprio nell'audit, è un processo strutturato, c'era spesso il part-time come una misura favorevole alla conciliazione, ma io stessa mi sono resa conto che non lo è così tanto, soprattutto se sono solo le donne a richiederlo, no? Perché poi ha questo effetto di, chiamiamolo così, di ostacolo alle carriere, ma anche di impoverimento delle donne nel lungo periodo. Quindi ti chiedo proprio su che cosa bisognerebbe agire prioritariamente. Sì, anch'io come te, io nasco come consulente aziendale, diciamo io mi sono sempre occupata anche di salute aziendale, di salute all'interno di un'azienda, di diversity management, per cui per me lo strumento, diciamo la certificazione dell'audit famiglia e lavoro, io la vedo come te Elisabetta a spettro molto largo. E effettivamente secondo me è uno strumento proprio che nasce dal diversity management, che appunto si parte dai bisogni. Questo è secondo me, scusami se non entro, poi ti rispondo subito in merito, però per me è una cosa importante questa,
perché è uno strumento molto, molto valido e all'inizio c'è proprio il riconoscere che ci sono dei bisogni diversi sia per il lavoratore sia anche per la lavoratrice in diverse fasi della vita. E io penso che questo sia una cosa importantissima per l'audit famiglia lavoro e ci sia anche un bisogno diverso sia delle donne sia anche dei uomini, no? E quello che per l'audit è molto importante è anche che si parta proprio dai bisogni all'interno di proprio un'azienda, cioè quello che fate voi come auditrici, no? E come auditori che prendete quell'azienda lì e capite quali sono i bisogni e vedete la salute, perché poi alla fine l'audit famiglia e lavoro è un audit che lavora sulla qualità lavorativa e sulla salute delle lavoratrici e dei lavoratori. Questo è molto importante. La domanda che tu mi hai fatto, io ti rispondo così. Allora, la prima cosa secondo me è sicuramente importante partire dai bisogni dell'azienda, perché qualsiasi azienda, istituzione, organizzazione che decide di fare questo percorso ha una sua storia, ha una sua cultura aziendale e ha i suoi bisogni. Questo secondo me è la cosa più importante. E una delle altre cose più importanti sono i dirigenti e le dirigenti all'interno delle aziende. Questo secondo me, io poi sono una che sono stata auditrice anche in Svizzera per questa certificazione. Io conosco il modello svizzero di 10 anni fa adesso, per cui conosco solo quello ed è sempre stata una cosa sulla quale io ho puntato tantissimo e so che anche voi puntate, perché sono poi loro l'esempio pratico, no? Faccio un esempio molto, molto pratico. Una delle aziende qua in Alto Adige, un dirigente mi ha detto, io lo conosco, e mi ha detto: a me non sarebbe mai venuto in mente di poter dire in una riunione alle 5 io devo andare a prendere mia figlia. E attraverso l'audit è avvenuto questo cambiamento, perché abbiamo avuto il workshop fra di noi, fra noi dirigenti, e abbiamo capito che ci sono dei tabù all'interno dell'azienda, no? Ed è molto insolito che un dirigente ai suoi collaboratori, alle sue collaboratrici dice: scusatemi, adesso alle 5, 5 e mezza, quello che è, vi prendiamo domani perché io devo andare a prendere mia figlia, no? Però come modello è importantissimo. Io per quello penso che questa è una delle cose più importanti che deve fare l'audit. Deve soprattutto all'inizio lavorare con le dirigenti e con i dirigenti e deve fare in modo che cambi la cultura dei valori all'interno dell'azienda. Perché ancora troppo spesso il non essere presente in azienda per i dirigenti e le dirigenti è uguale a non lavorare. E questa è, secondo me, una delle cose più importanti. La seconda cosa è, tu nell'ultimo appuntamento hai spiegato l'audit famiglia-lavoro. L'audit, diciamo, la prima fase o il primo livello di audit è sicuramente un audit sulla fiducia, no? Sull'impegno dell'azienda, nel senso. E la seconda cosa per me è importante è che siano misure che cambiano effettivamente la cultura. Che siano misure e che soprattutto in questo processo di audit l'auditrice, l'auditore insieme a chi poi decide, al gruppo poi di lavoro che poi fa gli interventi e il piano poi di attività dell'audit, si chieda quale impatto hanno le misure su tutte, adesso scusate se parlo così, categorie di lavoratrici o di lavoratori, perché tu prima hai fatto un esempio molto pratico, no? Tu hai quello del part-time, perché quello spesso è il primo intervento immediato di conciliazione, di dare conciliazione, però ha un effetto negativo poi a lungo termine, per cui tutti i modelli flessibili di lavoro possono essere un'altra possibilità, per cui chiedersi che impatto abbia questo. O ti faccio un altro esempio. C'è stata una misura in un audit che mi ricordo, ma di tantissimi anni fa, di dare la precedenza della scelta dei periodi di ferie ai genitori.
Questo naturalmente ha un impatto anche sugli altri, perché se io non posso andare a luglio-agosto perché vanno i genitori, questo anche, diciamo, per la morale dell'equipe è un po' a rischio conflitto. Per cui questo secondo me è una cosa importante, chiedersi che beneficio abbia l'audit famiglia lavoro per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori. Perché io sono convinto, e questo lo dico e lo posso dire, chi mi conosce lo sa, che il nome riduce molto questa certificazione, perché dovrebbe essere proprio una certificazione anche con un altro nome, perché così famiglia lavoro, si tratta solo. Invece è un audit che coinvolge tutti e che alza la qualità lavorativa di tutti, se si riesce a cambiare la cultura aziendale. Elisabetta, non so se sono stata eloquente. Molto, molto chiara, e mi trovo molto in linea, perché appunto anche il concetto di famiglia che applico io nelle aziende è molto largo, no? Perché non è solo figli, ma è un concetto più ampio e che coinvolge, appunto, come dicevi anche tu, proprio il benessere organizzativo, no? Il benessere delle persone all'interno dell'organizzazione. Un'altra domanda, secondo te proprio cosa farebbe fare un salto veramente in avanti, che cosa potrebbe fare la differenza se venisse attuato sia a livello politico, sociale, ma appunto come abbiamo visto l'audit agisce a livello di organizzazione, di azienda, ma anche poi ci sono delle azioni del singolo, no? Individuali che possono favorire o meno. Cosa ti viene in mente se dovessi dire 3, 4, 5 cose concrete che se venissero attuate accelererebbero questo balzo in avanti, insomma, per avere delle vere e pari opportunità, o ancora meglio per riuscire a soddisfare un po' tutte le differenze, no? Che ci sono all'interno del mondo lavorativo? No, anche qui Elisabetta ti ringrazio, domanda semplicissima e proverò a risponderti, diciamo, nel modo meno complicato possibile, però parto da un presupposto. All'interno dell'azienda o l'azienda è solo un'area della nostra vita, per cui la domanda che tu hai fatto vale per tutto l'ambito delle pari opportunità. E ci sono più livelli, c'è il livello politico, e quello che ti dico per la politica varrà anche per una politica aziendale. Le pari opportunità non possono essere solo un tema di nicchia, come è successo, succede anche per le pari opportunità a livello europeo. Mi spiego meglio, le pari opportunità sia le aziende in un ambito politico sia anche ad ambito aziendale deve diventare un tema interdisciplinare e in tutte le aree, perché spesso troviamo appunto anche a livello aziendale la commissione per le pari opportunità che si occupa come se fosse un tema a parte. Invece secondo me anche in un'azienda qualsiasi decisione che si prende come dirigenza a livello organizzativo ci si dovrebbe porre la domanda che impatto ha sui generi e sulle varie fasce di lavoratore o lavoratrici. E questo vale anche per la politica. Il tema delle pari opportunità spesso è un tema di nicchia. È un tema che sì, se ne occupiamo nel sociale, adesso esagero anche, e invece deve diventare un tema interdisciplinare, e qualsiasi decisione che io prendo, anche a livello monetario, mi devo chiedere quale impatto ha sui generi. Faccio un esempio a livello aziendale, l'esempio molto pratico dei premi, che è un argomento anche all'interno delle aziende molto, molto discusso e molto conflittuale anche spesso. Spesso nell'ufficio del personale si elabora dei criteri oggettivi per dei premi e si fa chi è. Faccio l'esempio di un'azienda che proprio ho sentito la settimana scorsa. Diamo i premi chi è flessibile, diamo i premi chi può andare all'estero, chi può fare più diciamo, anche riunioni la sera,
chi è in grado di garantire la flessibilità il fine settimana, ecco, tutte queste cose qui. Se adesso parliamo di cura, tutte le persone che hanno, tutte le mamme, tutte le, i papà che hanno, diciamo, queste necessità di cura e che devono, e che si prendono cura di un'altra persona fuori dal lavoro, questi premi non li vedranno mai. Ed è questo che secondo me deve entrare. Le pari opportunità deve diventare veramente un tema interdisciplinare in tutti i reparti e per qualsiasi decisione che si prende a livello decisionale ci dobbiamo chiedere che impatto ha sulle lavoratrici e sui lavoratori, anche su altre fasce, ti parlo anche di altre fasce deboli all'interno delle aziende, questo perché se no tu effettivamente rafforzi le fasce, diciamo, forti all'interno dell'azienda e indebolisci le fasce deboli e vulnerabili. Non mi piace debole, ma mi piace vulnerabile. Questo è sicuramente una prima cosa. La seconda cosa è investire, e lo dico, mi ripeto, in un vero cambiamento di cultura. E il cambiamento di cultura che, diciamo, rafforza la diversità e accetta le diversità e i diversi bisogni di un'azienda, c'è bisogno di tempo. C'è bisogno di tempo e c'è anche bisogno di esempi, l'ho detto prima, i dirigenti in questo sono importantissimi, e c'è anche bisogno di lavorare sui stereotipi di genere e sulla comunicazione riguardo ai stereotipi di genere, perché spesso vengono perpetuati anche dalla dirigenza. Anche qui faccio un esempio, mi chiama un dirigente, mi dice al telefono: io ho un problema, ho una persona che è incinta. Questo è un stereotipo, cioè effettivamente a livello organizzativo è la realtà poi alla fine, cioè le donne lavorano per fortuna ed è la realtà, però un dirigente che dice così, e lui mi ha detto, io l'ho detto anche nella riunione d'equipe, l'ho detto, abbiamo la terza donna che si fa mettere incinta. Cioè questo è un esempio pratico di cosa mi è capitata come consigliere di lavoro. È ovvio che questo dirigente perpetua uno stereotipo che effettivamente influisce negativamente sulla donna, perché la donna viene vista come un problema. Cioè, donna uguale incinta uguale problema, perché adesso non ci sarà per un po' all'interno dell'azienda. E come risorsa umana non viene valorizzata. E questo è, secondo me, importantissimo anche nella certificazione dell'audit famiglia lavoro, che tutte le fasce di lavoratori e lavoratrici abbiano la possibilità di essere valorizzate. E per quello è anche importante lavorare all'interno dell'audit famiglia lavoro, e lo so che lo fate, e voi diciamo, date la spinta giusta e consigliate anche di lavorare proprio anche sulla comunicazione. Come parliamo delle lavoratrici o dei lavoratori che non ci sono, o del lavoratore che si prenda cura della mamma? Lo valorizziamo o non ne parliamo? Come parliamo anche di noi? Ho fatto all'inizio quell'esempio, no, del dirigente che dice: ragazzi, dobbiamo continuare domani perché devo andare a prendere mia figlia. Per cui questo, secondo me, è importante che negli interventi si lavori proprio su questo. Io lo dicevo sempre alle mie aziende: ci vuole pazienza, e questo è anche una cosa importantissima a livello di società. Dobbiamo lavorare sugli stereotipi di genere che ci sono, anche per i uomini, che poi uno può dire, vabbè, ci sono dei stereotipi, qual è il problema? Il problema è quando creano delle conseguenze negative per le persone. Anche qui mi permetto di fare un esempio, arriva un papà, un medico, che ha chiesto il congedo parentale, il congedo parentale per un anno, credo. E lui mi ha detto, io poi all'interno della mia azienda, era un medico privato, mi hanno considerato una nullità e me l'hanno anche detto, perché un uomo non si occupa, cioè un medico che decide
di occuparsi della propria famiglia, di uscire, cioè di fare un altro lavoro non pagato per un anno, perde, diciamo, di rispetto. E lui mi ha detto: io sono tornato e il mio socio mi ha subito detto: sai, tu sei diventato una mamma, e per cui noi spesso ti abbiamo anche preso in giro per questo. E su queste cose bisogna lavorare. Io credo che quando ci siano degli interventi bisogna, anche nell'audit famiglia lavoro, comunicare, spiegare il perché si fa questa tipologia di interventi, accompagnare anche le lavoratrici e i lavoratori che al momento non ne hanno bisogno, questo è molto importante, e vedere appunto anche i bisogni di queste lavoratrici e lavoratori. Questo è sicuramente una cosa importante. Beh, credo anche molti impegni, molti stimoli e anche molte cose concrete ci ha indicato la consigliera di parità, e ci ha permesso un po' di aprire appunto lo sguardo dal singolo aspetto dell'audit a l'impatto sulle politiche di parità e di valorizzazione delle differenze, come abbiamo imparato anche a correttamente declinare il concetto. E ci ha parlato appunto della trasversalità di queste politiche, quindi che riguardano vari campi e non una nicchia specifica, e l'importanza della cultura, di creare cultura su questi temi. Devo dire che noi come Fondazione UPAD appunto abbiamo proprio pensato, nel momento in cui abbiamo iniziato questo percorso dell'audit, quindi abbiamo ricevuto il primo passo di certificazione, con Elisabetta appunto abbiamo pensato: beh, ma dobbiamo anche raccontarlo e appunto impegnarci in questo. È chiaro che la Fondazione UPAD fa educazione permanente, cerca di fare cultura tutti i giorni, però in questo caso ci siamo anche guardati in casa, quindi abbiamo detto: d'accordo, ma noi come operiamo rispetto al tema della conciliazione? E quindi, ecco, l'appuntamento di oggi era un po' per raccontarvi che abbiamo iniziato in casa, tra di noi, questo percorso, ma che in realtà fa parte anche di un lavoro più ampio che il territorio dell'Alto Adige sta facendo. Però ha bisogno, come ci diceva la consigliera, anche il nostro ricco e bel Alto Adige ha bisogno di lavorare su questi temi. Io ringrazio molto appunto la consigliera di parità Michela Morandini e le facciamo anche gli auguri per il suo lavoro, la sua prosecuzione. Grazie mille, grazie a voi. E ringrazio Elisabetta Bartocci che ci ha accompagnato in tutto questo appuntamento del talk e in generale nel suo supporto al nostro lavoro. Grazie Mauro, grazie Michela, è stato veramente un piacere. Grazie. Arrivederci al prossimo appuntamento di talk. Arrivederci, grazie.